Alla vigilia della sfida tra Inter e Milan per il ritorno della UEFA Champions League 2022-2023, il tecnico Simone Inzaghi ha tenuto una conferenza stampa. Salve interisti, non vedete l'ora della partita di domani? In particolare non riesco nemmeno a dormire. Iscriviti al nostro canale per ricevere qui le prossime news dai nerazzurri. Ora diamo un'occhiata ai principali estratti dell'intervista di Simone Inzaghi sulla traiettoria dell'Inter nella competizione. All'inizio, dopo il sorteggio dei gironi, in pochi credevano che saremmo arrivati a questo punto. Abbiamo avuto un pareggio sfavorevole, ma abbiamo sempre avuto fiducia nella nostra squadra. Ora che siamo qui, sappiamo l'importanza della partita di domani. Contiamo su tutti i tifosi, che sono sempre stati con noi. Bisognerà mantenere la calma e giocare con passione. È il modo migliore per affrontare una partita come quella di domani. Situazione giocatori Lautaro e Correa. Correa ha chiesto un cambio. Valuteremo le sue condizioni oggi e domani. Lautaro sta bene e si sta alternando in maniera eccellente con gli altri attaccanti. Aspettative per il Milan. Sappiamo che il Milan proverà a ribaltare il risultato, ma noi siamo preparati. Non dobbiamo accontentarci, ma giocare per l'Inter. Impatto della collaborazione con Lukaku. Abbiamo avuto alcune sfide, con Lukaku e Brozovic assenti per 5 mesi. Anche senza di loro, abbiamo giocato delle belle partite e il ritorno di Lukaku questo mese è stato fondamentale. Ha dimostrato molta qualità. Polemica sull'arbitrato. Normalmente evito di parlare di arbitri, ma all'andata c'è stato un fallo non valutato a nostro favore. Comunque a noi questo non interessa e confidiamo nell'arbitro francese per la partita di domani. Tattica da adottare con il vantaggio sul tabellone. Non si sa mai come si evolverà la partita. Ci saranno momenti difensivi e momenti offensivi. Il Milan è una squadra forte e dobbiamo stare attenti. Metti mi piace al video se credi che l'Inter vincerà questa partita. Esperienza personale a questo punto. Siamo a 90 minuti da un sogno e siamo arrivati in finale di Coppa Italia grazie ai giocatori. Siamo concentrati e non abbiamo molto tempo per pensare. Sappiamo di aver avuto un campionato impegnativo. Trasformazione di Çalhanoğlu a centrocampo. È stata una scelta importante perché abbiamo perso Brozovic. Çalhanoğlu si è rivelato una valida soluzione. Abbiamo avuto anche giocatori come Darmian che hanno giocato con successo in posizioni diverse. Sensazione di dipendere solo da se stessi. Sappiamo di essere in un buon momento, ma dobbiamo affrontare la partita con serietà. Contro il Benfica abbiamo vissuto situazioni simili. Avremo difficoltà. Importanza di rimanere concentrati. Abbiamo un vantaggio ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo mostrare corsa, aggressività e determinazione. Abbiamo giocatori esperti e conosciamo il valore di queste partite. Impatto della partita sul cammino della squadra. La partita di domani è importantissima. Siamo consapevoli del percorso difficile che abbiamo intrapreso qui. Indipendentemente dal risultato, sappiamo che raggiungere questa fase è stato un obiettivo impegnativo. Le critiche sono utili e ci motivano. Rotazione della squadra e consapevolezza del giocatore. Il lavoro quotidiano di tutti è fondamentale. Dopo il mondiale abbiamo creato qualcosa di speciale. Gestire il calendario è stato difficile, ma con l'impegno di tutti siamo riusciti a gestire bene la fatica fisica. Con queste dichiarazioni, il tecnico Simone Inzaghi ha dato fiducia all'Inter per la sfida decisiva contro il Milan. In vantaggio all'andata, i nerazzurri cercheranno di confermare la qualificazione alla finale di UEFA Champions League, alla ricerca del sognato titolo continentale. La partita si preannuncia entusiasmante, con l'Inter determinata ad assicurarsi un posto nella storia del club. Cosa ne pensi delle parole di Inzaghi? Commenta qui sotto!